La casa, l'immobile ad uso commerciale non devono essere delle colpe che la persona, il proprietario o il locatore sconta e di cui deve chiedere scusa. La proprietà è qualcosa che sicuramente dà al proprietario soddisfazione, ma che rappresenta un onere. Se l'onere è troppo gravoso, non ci se la fa. Noi siamo da sempre noti per essere proprietari immobiliari, consideriamo la casa un bene rifugio. Va benissimo, ma ora non lo possiamo più fare perché sono talmente alte le tasse e le loro circostanze che sono richieste a noi proprietari da rendere antieconomica la proprietà. Allora, di tutto questo noi ci siamo resi conto diversi anni fa. In ogni legge di bilancio, sapete che la caratteristica di questi governi da qualche anno a questa parte è quella di prendere di mira, tassandolo, tutto quello che si vede. Ed è esattamente il contrario di quello che facciamo noi, che riteniamo che per rilanciare l'economia e liberare la crescita si debbano abbassare le tasse, non alzare, fare investimenti e abbassare le tasse. Purtroppo questi governi tolgono investimenti e alzano le tasse. E le prime vittime sono questi signori che troviamo qua, che ci stanno dicendo cose giustissime, legittime, sia a livello regionale sia a livello nazionale. Molto spesso i proprietari, gli imprenditori, gli esercenti, i commercianti, quelli che affittano negozi, devono solo essere lasciati in pace. Non hanno bisogno di condizioni particolari di privilegio, semplicemente non devono essere vessati da vincoli burocratici inutili, massacrati nel momento in cui richiedono autorizzazioni che magari rispetto ad altri paesi, anche molto vicini, in Europa, sono uno svantaggio competitivo. Le sembra possibile che in Italia per alzare un capannone o per ristrutturare un capannone o l'IMU sul capannone rappresenta un onere talmente gravoso che semplicemente varcando la frontiera e andando in altri paesi tutto questo si può fare in 3 mesi a costi ridottissimi, quando noi ci mettiamo magari 1 anno, 2 anni, 3 anni? Questi sono i problemi veri che un governo di persone che non lavorano e non capiscono il lavoro purtroppo non è in grado di affrontare. Noi lo sappiamo molto bene come si fa, lo sappiamo bene perché lo abbiamo fatto praticamente da sempre, è la nostra cifra distintiva. Noi siamo persone che lavorano, prestate alla politica, che hanno una soluzione per ogni problema, non un problema per ogni soluzione.